Ciao Crossing TV, siamo alla Cineteca di Bologna per Far Game, una a due giorni dedicata al videogioco. Come è stato articolato? Due giornate, cosa è successo? Allora, abbiamo limitato il tutto a due giornate e l'idea era quella, infatti il sottotitolo dice Far Game, il videogioco fra utenti, ricerca e industria, e quindi volevamo unire la riflessione accademica, il mondo dell'industria che ci ha sostenuto e che ha realizzato con noi alcuni eventi, appunto quello di Nintendo che è in atto in questo momento, e un'attenzione agli utenti, cioè ai videogiocatori e alle videogiocatrici. Quindi c'è una parte diciamo più convegnistica in cui il mondo accademico, docenti provenienti da tutta Italia, ha raccontato un po' lo stato dell'arte che riguarda la riflessione sulla cultura videoludica. Insisto su questo termine proprio perché non abbiamo mai ristretto la riflessione solo ai videogiochi, ma sempre ai loro intrecci. Infatti si è parlato di cross-medialità, e per Crossing mi sembra un tema molto adatto, di transmedialità, no? Quindi, e di convergenza. Siamo partiti con questa riflessione. Poi c'è la parte intrattenitiva, correlata, intrecciata con l'archivio videoludico che è qui alla Cineteca da un anno e mezzo, che è partito con 800 titoli di tutta la storia dei videogiochi internazionali, e adesso ne ha oltre 1800. È sempre stato un andirivieni tra la possibilità di giocare, perché ci sono le postazioni fruibili, sono state aperte per questi due giorni, e c'è stato un andirivieni di gioco e di intrattenimento, quindi giocare, riflettere, dialogare, interagire. Oggi la giornata è dedicata a Super Mario e quindi molti appassionati che sono cresciuti con lui saranno anche molto contenti. Ci racconti un po' come mai è nata questa scelta? Beh, intanto è stata una scelta da parte di Nintendo, che è uno dei nostri sponsor, e vabbè, Super Mario non ha bisogno di presentazioni, è esattamente quel personaggio e quel gioco che ricorda che il videogioco non è un nuovo medium, un nuovo mezzo, ma ha diversi decenni di vita. Andrea, hai condotto la giornata di oggi e tutto il pubblico nei mondi di Mario, l'avevi già fatto nel 2004, raccontaci questa avventura. Beh, dunque, la prima volta che ho diciamo tracciato la storia dei mondi di Mario l'ho fatto in un libro, appunto nel 2004, I mondi di Super Mario, il titolo è quello che è, effettivamente c'è la storia da Donkey Kong, dal primo in gioco in cui appare Mario dell'81, fino nel caso di oggi in cui ho presentato alla platea qui al cinema Lumiere la saga di Mario, fino a Super Mario Galaxy 2, cioè il gioco che uscirà l'11 giugno, per cui tra pochi giorni. E ho ripercorso tutta la storia di Mario, come si evolve il personaggio, quali sono le idee di game design proprio che progressivamente hanno arricchito questa saga. Ho parlato del creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, che è questo designer giapponese estroso, amante del disegno con i pennarelli, le matite, le marionette, insomma tutto, non il videogiocatore tipo, e forse proprio per questo che Mario è così diverso come gioco e riesce ad avere un appeal universale. Senti, ma raccontaci la tua storia con Mario, diciamo una storia d'amore, che dura quanto tempo? È una storia d'amore, questo baffuto personaggio, difficile a volte, però dura dall'81, io fui folgorato sulla via di Damasco, nel senso che ero in sala giochi da bambino, ho visto questo gioco Donkey Kong, appunto, questo carpentiere all'epoca, Mario faceva il falegname, che doveva salvare questa fanciulla dalle grinfie di un gorilla, e decisi che comunque avrei voluto nella vita fare qualcosa, o salvare le fanciulle o fare il game designer. Per molti anni mi sono occupato di ho fatto il giornalista per riviste di videogiochi, e peraltro io insegno anche game design alla Nuova Accademia delle Belle Arti a Milano. E finalmente adesso negli ultimi mesi sono riuscito un po' a coronare questo sogno passando dall'altra parte della barricata, cioè da fare il giornalista che si occupa di videogiochi e scrive per le testate specializzate a effettivamente fare il game designer. Lei ha mai giocato? Certo che gioco, non sono dipendente dal gioco, però gioco a SimCity, gioco ai Sims, gioco con Lara Croft, a tempo libero poi lo faccio, ammetto di farlo. Quante ne consigli di ore di giocare? Ricordati che lo seguono i ragazzi piccoli, quindi attenta alla loro risposta. 28-30 ore al giorno potrebbero andare bene, no? In realtà fin da piccolo ricordo che ho giocato, ho avuto in un'altra epoca in cui forse i genitori erano ancora sanamente
punitivi su questo, tempi molto stretti per giocare, cioè un'ora al giorno massimo, era il mio massimo all'epoca, non so se sia fattibile con le generazioni nuove, ma era molto stimolante ovviamente, perché un'ora al giorno voleva dire che dovevi concentrarsi tantissimo a giocare al massimo in quell'ora. Punta a un'edizione 1? Si punta alla prossima edizione del 2011, che vogliamo più internazionale. Quest'anno se ci siamo ancora limitati ad un orizzonte nazionale, perché per avere ospiti internazionali occorre prenotarli con un anno d'anticipo, e quest'anno avevamo i tempi un po' troppo stretti. Ci dici game over alla Super Mario? Alla Super Mario. Game over! Grazie.